tema di Goal the Italy quest'anno sono le sfere, ma le sfere vengono anche riprese da oltre 20 anni da Gabriella Rigamonti. Ecco sì, praticamente si è procurato i dettagli per me è l'elemento, è il punto principale di un gioiello, sino a quel dettaglio, quella particolarità non ha una vita, non ha un'anima. Sì, 10 anni fa ho cominciato con la mia linea che si chiama iGlobal. Cosa vuol dire? Tutte queste piccole sfere che contornano, sono la cornice di tutti i miei gioielli. Infatti si possono vedere su tutte le collane, sugli orecchini, qualsiasi dei miei gioielli ha queste sfere che per me significano i mondi. Le sfere sono i mondi che ho lasciato nei paesi dove sono vissuta e sono i mondi che ho ancora da scoprire. Come i miei gioielli, a me piacciono, mi piace tanto disegnare, per cui i gioielli che disegnavo quando ero una ragazzina, adesso tutt'oggi me le riprendo e un po' le remodifico, me le ricreo, me le reinvento, ma sempre con questo ritaglio che sono le sfere. Un'altra cosa molto importante da sottolineare parlando di sfere è che queste rappresentano per l'azienda Gabriella Rigamonti un vero e proprio marchio di fabbrica. Sì, diciamo che siamo stati i primi 10 anni fa a utilizzare come cornice su tutti i gioielli le sfere. Con gli anni tutti quanti hanno seguito questo trend fino a oggi, che nonostante oggi siamo qui a Arezzo è il taglio principale del gioiello, sì. In questo caso parliamo di grande artigianalità. Certo, perché ognuna di queste piccole sfere viene saldata una a una su tutti i gioielli, per cui ci vuole tanta pazienza, tanta dedicazione e sì, tutto fatto a mano, logicamente, come deve essere qualsiasi gioiello italiano.